Sindaca Gelosi, Medio Teleradio, la BTM 2020 nel cuore del Salento a Lecce. Alla fine di questo speech così interessante e ho lui, uno dei protagonisti, Cristiano Carriero, che è storyteller, giornalista, blogger, cofondatore, tra l'altro, insomma, non voglio anticipare nulla, sennò dico tutto io e lui non dice, Allora, parliamo di territorio accoglienza. Ciao, benvenuto su Medio Teleradio. Ciao, ciao, grazie a voi. Allora, non volevo svelare, anticipare troppo, raccontaci un po' di questo speech, più che altro ai nostri ascoltatori. Allora, lo speech è stato incentrato su una grande domanda, un grande dubbio, che attanaglia un po' tutti quelli che utilizzano i social, e cioè se i testi che funzionano sono lunghi o sono brevi. Questa cosa qui che sembra un po' banale, però in realtà poi divide molto. Perché c'è chi la dà come una profezia, no? Il testo deve essere assolutamente breve perché la gente non ha tempo, la gente è distratta, la gente è diventata stupida. E quindi no, ci sono tutta una serie di teorie che non sono mie ovviamente. E poi invece c'è la teoria di chi dice che un testo lungo, scritto bene, è molto più accattivante e può suscitare un altro tipo di reazione sulle persone. Cioè, se noi vogliamo fare un effetto wow, magari immediato, e lasciar lì l'utente a immaginare delle cose, forse il testo breve è un ottimo suggerimento. Se invece vogliamo creare una fidelizzazione, parlare la lingua del cliente, creare discussione, quella che poi nel gergo del digital si chiama banalmente engagement, che è una parola che mi fa un po' schifo, però ci sono queste parole qua, usiamole. E quindi questo, per fare questo a volte un testo lungo può essere molto più efficace se scritto in una certa maniera. Devo dire, do la mia esperienza, quando vedo dei testi lunghi dico però che passione, che volontà, perché c'è la voglia di comunicare, sennò uno non sta a scrivere 2000 righe, no? Cioè la voglia di comunicare, a prescindere dal contenuto, io la traduco così. Indubbiamente è un fatto di approccio, dipende poi chi abbiamo di fronte. Sì, allora hai centrato il punto, non ci avevo pensato. No, però... Non mi dire così, mi monto la testa, ma no, è un istinto mio da donna, vedi noi donne l'intuito. Esatto, non ci avevo pensato, però è una cosa che avrei detto e dirò in futuro. Cioè, il fatto stesso che uno debba pensare dall'altra parte, comunque guarda che impegno questa azienda nel voler comunicare, nel voler spiegare, nel voler toccare delle corde, senza poi diventare un qualcosa di eccessivamente narcisistico, perché il rischio, l'altro rischio, è quello di specchiarsi nella scrittura. E lì però c'è tutto un discorso poi di autocompiacimento, no? Allora dobbiamo anche essere bravi, e questo l'ho detto sul palco, dobbiamo anche essere bravi a capire cosa di quello che noi raccontiamo fa parte della vita degli altri, interessa la vita degli altri. Se io racconto una storia di me che ero piccolo e che magari ho subito delle difficoltà, che ho superato in un certo modo e che quindi raccontando la mia storia sto raccontando la storia di tante altre persone, allora funziona. Se il mio storytelling è oggi sono alla BIT quanto sono bravo, oggi sono al BTM quanto sono bravo, domani sono alla Content Academy quanto sono bravo, quello diventa un'altra cosa. Indubbiamente sì, quindi l'identificazione anche da parte proprio del testo, no? Diamo anche qualche consiglio a chi ci ascolta sull'utilizzo del mondo social a livello di comunicazione per le aziende. Allora, io ho dato tre consigli e vorrei ripartire da quelli. Il primo è: quando raccontiamo una storia, cercare un dettaglio, partire da un dettaglio, quindi un dettaglio forte. Io che so, ho provato parlando della Valle d'Itria a partire dai 20 minuti, che è una frase che si dice spesso: quanto ci vuole da un posto all'altro 20 minuti, poi sono 40, 50, 60, 10, dipende. A Roma un'ora, usiamo dire? Esatto, quindi quello è un dettaglio che ti fa partire uno storytelling. Il secondo è l'ars combinatoria, che non è un consiglio mio ma è di Umberto Eco, cioè prendere una foto e provare da quella foto a raccontare qualcosa che non è descrittivo di quella foto lì. E quindi comunque questa cosa ti porta quasi sempre, porta grande curiosità nell'interlocutore. E quindi questi sono dei consigli un po' più di scrittura. Il terzo è ascoltare e capire cosa vogliono sentire gli altri, di cosa vogliono parlare gli altri. Come si fa ad ascoltare? Per ascoltare devi leggere molto i post dei tuoi clienti, devi capire cosa... Psicologi.
Sì, se non vogliamo dire psicologi, antropologi, ma siamo lì, la branchia è quella. O empatici, sì. Che nella comunicazione insomma direi anche che è tutto. Entriamo nel vivo del territorio accoglienza, proprio dell'argomento dello speech. Ma allora, il territorio, raccontare il territorio è difficile, perché comunque tutti noi pensiamo di avere sempre qualcosa di particolare, di peculiare, però poi se io produco vino e sono un produttore del Salento, gli aggettivi, cioè vado proprio sul tecnico, saranno quelli. Le frasi saranno più o meno quelle. Cioè, lo sole, lo mare, l'uientu. È chiaro. Però, allora, se vogliamo fare un esercizio, io vengo da Bari, lo sole, lo mare, l'uientu, provo a dirlo, ci avevo delle difficoltà, proprio nella pronuncia. Tra l'altro ho anche perso degli amici scrivendo che preferisco il rustico al panzerotto, ma questo lo dico anche qui. Sei grave, attenzione. Però ecco, prendiamo quella frase lì e proviamo a renderla unica, cambiando una delle parole con qualcosa di nostro, cercando una connotazione che qualcuno non aveva detto prima. Allora dobbiamo sfruttare degli elementi del territorio riconosciuti, che sono degli stereotipi, se vogliamo, e poi andare ad aggiungere quel qualcosa che è solo nostro. E allora avremo una narrazione del territorio e dell'accoglienza diversa. Poi va da sé che se noi ci occupiamo di accoglienza e scriviamo bene e non siamo accoglienti, quello è un altro discorso. No, infatti l'essenziale poi è il fattore umano, diciamolo. Sì, no, perché poi possiamo comunicare bene. Cioè, sì. La comunicazione è utile nel momento in cui è veritiera o quantomeno verosimile. Sì. Poi ti scontri con la realtà, giustamente bisogna anche fare i conti con la realtà. E, no, stavo pensando che questa storia dell'identità è utile alle aziende, al territorio raccontare anche per se stessi quando si racconta, non so, pensavo al mio lavoro, no? Il creare qualche cosa tailor made su misura anche tua, non so, io faccio Cangelosi di cognome, tutti mi dicono la voce cangelotica, è una cosa che in realtà ho inventato io, però esatto, cioè lavorando nel doppiaggio e con la voce. Quindi questi sono i consigli cari perché facciamo anche informazione, l'avete sentito. Quanto è importante l'immagine che può dare quella cosa in più nel testo? Molti dicono no, ma se tu non pubblichi una foto sui social, per esempio, non ti guarda nessuno il post, vanno dritti. No, allora, ci sono tantissimi post e ho le prove che funzionano benissimo anche senza immagine. Perché? Perché a volte è anche un esercizio sforzarsi di raccontare bene qualcosa senza un'immagine. Poi dopodiché dipende tutto da quella che è la nostra coerenza, banalmente brand identity, cioè se noi utilizziamo immagini fatte in un certo tipo e un giorno usciamo con una foto sgranata, brutta, eccetera, non stiamo rispettando quel canone. Però ripeto, una coerenza. Ripeto, ci troviamo in un momento, secondo me, diverso, cioè di svolta. È un momento in cui accadono anche sui social, nella comunicazione, cose nuove. Allora, l'altro giorno, adesso magari c'entra poco con l'accoglienza, però leggevo del social media manager di una squadra di calcio del Pescara che aveva pareggiato all'ultimo minuto e ha fatto un post solo testo dicendo non abbiamo l'immagine, siamo impegnati a esultare e una serie di urla. Perché? Perché comunque sfrutta una leva, un qualcosa che magari è capitato a tutti, sì. Al lavoro, cioè un momento di felicità, che poi chiaramente nello sport è all'ennesima potenza, un momento di felicità che ti porta a dire ma chi se ne frega dell'immagine, esatto. Il mio pubblico in questo momento non vuole l'immagine, quindi dipende anche da quello. Poi l'immagine è anche rischiosa perché c'è un libro bellissimo che si chiama Instagram al tramonto, che non è mio, e parla proprio di questo, di quanto Instagram abbia reso tutto molto uniforme, per non dire fashion. Identico. È vero, fashion è un po' identico. E allora anche viva l'ironia, avete sentito, mi ha fatto ridere l'esempio con il Pescara e il calcio. Mentre parlavi di quell'esempio lì, ho pensato alla mia home page, a gente che si fa la foto in bikini in Sardegna e posta la poesia di Giacomo Leopardi. Ma questa è un'altra cosa. Questa è un'altra usanza. Questa è un'altra cosa che ormai è entrata a far parte del nostro immaginario. E quindi non siamo più a livello. Il pubblico medio, diciamo, anche poi il pubblico medio è quello che ci guarda, parliamoci chiaro. Però il pubblico oggi sa che se tu metti una foto in bikini, in costume, e metti la frase di Umberto Eco,
non vuoi comunicare Umberto Eco, cioè, e la gente ormai lo sa, però 5 anni fa poteva funzionare, oggi non funziona più, quindi anche se vogliamo fare personal branding dobbiamo sforzarci. Allora ecco, sono nate poi tante altre tipologie di arts combinatoria che io ho anche apprezzato e studiato, cioè magari qualcuna, una ragazza che ti scrive frase a caso di Oscar Wilde, tanto volevo solo farvi vedere le tette, ma ci sta. Divertente, però fa ridere. E allora grazie, sei molto simpatico, molto comunicativo, ti auguro davvero buon lavoro. Grazie a te. Ciao. Ciao.